Sindaco, è un piacere, è un onore ospitare la partenza di una corsa importante come quella che è il Giro d'Italia. Sì, veramente siamo orgogliosi come città di Tortoreto ospitare la partenza dell'ottava tappa del Giro d'Italia. È un momento importantissimo, soprattutto a livello turistico, perché noi abbiamo puntato molto sul turismo, l'industria turistica e Tortoreto è molto apprezzata. Far vedere la nostra spiaggia sabbiosa e il nostro lungomare e il nostro fiore all'occhiello per questa partenza di questa tappa. Peraltro in un'edizione del Giro d'Italia che è importante per la nostra regione, per l'Abruzzo, perché il giorno prima si arriva all'Aquila nel decennale del terremoto, quindi questo conferisce ancora più importanza a questa edizione. Sì, e noi siamo ancora di più soddisfatti perché la sera prima la carovana arriva a Tortoreto e rimane per l'intera nottata e alla mattina poter anche accogliere tutta la carovana in un modo eccellente e per far vedere proprio il nostro territorio e la nostra ospitalità. Sono molto felice di essere qui oggi per portare un po' i miei saluti e sono felice altrettanto che viene organizzata qualche tappa qui in Abruzzo del Giro d'Italia. Mi auguro che un giorno possiamo accorpare questa cosa anche nel femminile, sarebbe veramente eccezionale e è una cosa, un qualcosa di rinascita anche per l'Abruzzo dopo comunque il terremoto eccetera. Quindi sono veramente felice che il ciclismo e l'armonia possa tornare in mezzo a questa gente. Sai, il Giro d'Italia è l'evento ciclistico più importante della nostra nazione, anche perché non è solamente una corsa in bicicletta, è un qualcosa di più. E penso che sia molto importante per una regione come l'Abruzzo ospitare queste tappe, soprattutto per una città come L'Aquila, colpita da quel terribile sisma. E tra l'altro subito dopo il terremoto siamo già stati con una tappa all'Aquila e tornarci penso che sia doveroso e importante, proprio perché L'Aquila è una città che ha qualcosa di speciale, una città bellissima che ha bisogno anche secondo me di una tappa del Giro d'Italia. Con Aru fuori gioco le speranze dell'Italia vanno sempre più o meno dalle stesse parti. Sì, come sempre Vincenzo Nibali sarà la nostra punta, lui di giri ne ha già 22, quest'anno si è preparato per il Giro perché è uno degli appuntamenti, se non l'appuntamento più importante della stagione. E quindi sarà lui che dovrà combattere contro tanti campioni che arrivano dall'estero, perché di corridori che vengono in Italia per vincere ce ne sono diversi.